L'appuntamento culturale dell'estate 2018 al Centro Matteucci per l'arte moderna a Viareggio è quest'anno riservato a Oscar Ghiglia, il più italiano insieme il più europeo dei pittori nazionali di inizio Novecento. Nel dibattito che accende la cultura italiana sui primi del Novecento, su come riuscire ad essere moderni, all'avanguardia, pur riallacciandosi al passato, senza tradire il passato, ecco, Oscar Ghiglia occupa un posto privilegiato. A rendere ancora più imperdibile la mostra, che resterà aperta fino al prossimo 4 novembre, il prestito di due celebri opere di Modigliani, L'Enfant Gras e Tête de Femme Russe, eccezionalmente concesse rispettivamente dalla Pinacoteca di Brera e dalla Galleria di Arte Moderna di Torino. La loro presenza alla mostra permette di cogliere le reciproche influenze dei due artisti sulla base della loro formazione giovanile a Livorno. Lo testimoniano i ricordi di Anselmo Bucci, questo pittore che andrà a Parigi e poi scriverà questo volume Ricordi di artisti, in cui riporterà un dialogo con Modigliani. Quando Anselmo Bucci gli chiederà per lui chi è importante, chi sia il pittore più all'avanguardia in Italia, non avrà alcuna esitazione a definire Oscar Ghiglia come l'unico capace di incarnare quella che è la via moderna appunto dell'arte.